Ciao a tutti, oggi sono qua per fare due chiacchiere con voi riguardo a qualcosa che mi è successo in passato di cui non vado fiera per nulla, anzi mi vergogno tutte le volte a raccontarlo, ma ho deciso di farlo finalmente qua sul canale perché secondo me potrebbe essere utile a persone che magari si sono sentite o hanno affrontato un'esperienza simile, ma anche per chi non pensa a chi sta dall'altra parte. E quindi niente, secondo me potrebbe venire fuori una bella discussione. In sostanza, quando ero più piccola, soprattutto nel periodo medie, inizio liceo, mi vergognavo delle mie origini. Tutte le volte che si parlava di famiglia a scuola, di genitori, veniva fuori il fatto appunto che mia madre fosse ungherese. E nonostante le diversità comunque fra Italia e Ungheria non siano poi così tantissime, anche culturalmente parlando, non mi sono sempre state dette tante cose carine, ma anzi, penso che fosse proprio quel periodo lì in particolare in cui c'erano un po' di attriti con l'Est Europa e tanti pregiudizi. Mi viene da pensare al fatto, ad esempio, delle prostitute, o al fatto che i paesi dell'est venissero visti come più poveri e regrediti, più vicini alla guerra. Non so, ricevevo tantissime battute del genere a scuola. Quando si è più piccoli, soprattutto quando si inizia l'adolescenza, è un po' un problema sentirsi diversi ed essere additati come diversi, ricevere commenti di questo tipo che, anche se si basano su menzogne e cattiverie e ignoranza, alimentano un po' il dubbio anche nelle altre persone e soprattutto il pregiudizio. Io non sono mai stata presa di mira per essere per metà ungherese, ma ricevevo dei commenti non belli, soprattutto nel momento in cui parlavo magari ungherese. C'è stato un periodo in cui a scuola, alle medie, stavamo leggendo I ragazzi di Via Pal. Quella è stata la prima e forse unica volta in cui mi sono sentita speciale a scuola perché si trattava di un libro ambientato in Ungheria con dei personaggi con dei nomi ungheresi e l'unica che sapeva, conosceva queste cose ero io. Invece di sfruttare, no, le mie conoscenze per capire meglio qualche cosa o togliersi una curiosità, eccetera, quello è stato uno dei momenti più difficili a scuola per me perché venivo costantemente presa in giro per come pronunciavo i nomi, ad esempio, dei personaggi. E mi fa ridere come cosa perché io li pronunciavo nel modo giusto, corretto, in ungherese, e tutti gli altri invece storpiavano i nomi. Io non ho mai ripreso nessuno, non ho mai fatto la saccente, ma quando toccava a me leggere, perché si leggeva in classe dei punti del romanzo, tutte le volte mi ridevano dietro e mi prendevano in giro ed è stato umiliante per me, è stato perché non capivo, non capivo e mi sentivo semplicemente diversa e ai tempi non capivo che era un limite loro e non mio e quindi mi vergognavo quasi di leggere in classe. Temevo sempre il mio turno della lettura. Oppure è successo che mi venisse a prendere a scuola mia nonna. Mia nonna parlava solo ungherese, quindi quando mi veniva a prendere tornavamo a casa a piedi insieme e parlavamo appunto in ungherese. E le mie compagne di scuola si mettevano dietro di me a prenderci in giro dicendo che era una lingua inventata e facendoci il verso dietro. E io mi ricordo che in un'occasione me ne vergogno veramente tanto oggi, ho chiesto a mia nonna di non parlare e di tornare, di aspettare insomma che se ne andassero perché mi vergognavo a parlare ungherese. Questi sono due episodi di tanti che sono successi negli anni che per fortuna sono andati scomparendo veramente. C'è magari al giorno d'oggi qualcuno che mi dice tornatene al tuo paese sotto ai video, ma io sono italiana, non me ne devo tornare da nessuna parte. Però a parte questo, non ho più ricevuto, diciamo, commenti e prese in giro al riguardo. Però questi episodi
da ragazza, da appunto periodo medie, inizio liceo, mi hanno fatto vergognare delle mie origini. Mi vergognavo a parlare ungherese in pubblico, a dire che... non mi vergognavo tanto di dire che ero per metà ungherese, ma non mi sentivo abbastanza come magari una persona che... poteva dire sono per metà inglese, sono per metà americano, sono per metà qualsiasi altro paese del nord Europa o comunque oltreoceano. E è una cosa di cui mi vergogno tanto, mi vergogno ad ammettere tutto questo perché capisco oggi di quanto sono stata stupida, capisco quanto invece sia prezioso, a prescindere dal paese di origine, poter essere non solo italiana, ma avere origini anche diverse e quindi conoscere due culture, due lingue. E io invece da ragazza non riuscivo a vedere questo, vedevo soltanto il fatto di, però l'ungherese viene parlato solo in Ungheria, quindi non è tanto utile, la gente non lo conosce, pensano tutti che l'Est Europa sia chissà che cosa. Soffrivo per questa cosa qua, non perché io mi sentivo da meno, ma perché i commenti delle altre persone mi facevano pensare queste cose e proprio perché ero molto piccola mi lasciavo influenzare da queste stupidaggini. Io oggi mi rendo conto della mia grandissima fortuna nell'essere metà ungherese e ne vado orgogliissima e tutte le volte che magari qualcuno prova, tra virgolette, a farmi sentire meno importante perché magari Budapest non va di moda come qualche altra località europea. Mi sento inizialmente ferita e è inevitabile rimanerci male, soprattutto quando magari è qualcuno che conosci a fare commenti del genere o anche involontariamente a far passare questo messaggio, non pensando appunto alle mie origini e altro. Però penso anche che è una gran perdita per loro. Perché per me Budapest è una delle città più belle al mondo, anche se non ho girato tutto il mondo, è una delle mie case. È il posto dove ho passato tutte le estati quando ero piccola. È un posto speciale per quello che ho vissuto, ma al di là di tutto è oggettivamente una bellissima città, ricca di posti da vedere, di storia. A differenza di quando ero più piccola, mi sento orgogliosa delle mie origini, mi riempie d'orgoglio condividere magari delle curiosità. E all'inizio, quando ho iniziato a fare i video sull'Ungheria qua sul canale, mi sono detta: ma l'Ungheria non la conosce nessuno, cioè non c'è magari curiosità, come dire, i video sull'Inghilterra, sull'America, boh, non so, anche la Finlandia per dire, no? Ho sempre visto perché non mi sembra molto considerato come paese, non ne sento mai parlare, quindi io in primis mi dico: ma magari alla gente non interessa, e vedere invece che mi scrivete sempre in tanti chiedendomi quando farai il prossimo video sull'Ungheria e devo andare a Budapest, hai qualche consiglio? Ho visto i tuoi video, volevo chiederti questo. Oppure quando andate a Budapest e mi mandate le foto, cioè a me riempie veramente d'orgoglio, riempie davvero tanto di orgoglio e mi pento tantissimo di essermi vergognata in passato, anche se capisco che ero piccola, che ero stupida, ero in un periodo della mia vita in cui ho commesso un errore e non posso mettermi in croce per aver commesso un errore. Io da quello ho imparato e da quello sono cresciuta e so com'è comportarmi adesso, non soltanto per le mie origini, ma anche nei confronti di altre persone, perché non penso di essere l'unica a essersi sentita così. Questo video non l'ho girato con l'intento di lamentarmi, suscitare pena o altro nelle persone per quello che mi è successo, ma semplicemente per far riflettere quelle persone che non ci pensano due volte prima di giudicare le origini di qualcun altro. Magari anche una battuta semplice fatta non con malizia potrebbe avere un impatto invece negativo su un'altra persona, soprattutto se è giovane, insicura, se si sente sola. Spero in sostanza che questa esperienza passata, molto difficile da ammettere, da raccontare per me,
possa essere utile a farvi riflettere, a farvi capire che avere origini magari diverse non è un handicap, ma è un più bellissimo, molto molto prezioso, e che invece di giudicare, di farsi trascinare dei pregiudizi, magari potreste invece cogliere l'occasione per arricchirvi a vostra volta, conoscendo qualcosa di nuovo, e magari potreste scoprire appunto che quel paese di cui non parla nessuno o verso cui ci sono mille pregiudizi è in realtà un paese bellissimo che non vedreste l'ora di visitare. Io spero veramente che da questo video possa venire fuori anche una piccolissima riflessione in voi riguardo a, appunto, a queste tematiche. Magari se volete condividere con me qualche vostro pensiero, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!